Massimo Ciancimino depone a Palermo al processo a carico di Mori ed Ovvino, imputati di favoreggiamento aggravato alla mafia. Rivelazioni davvero eclatanti. Aula bunker del carcere Ucciardone a Palermo, Massimo Ciancimino, seconda giornata della deposizione al processo a carico degli ufficiali dell'arma Mario Mori e Mauro Ovvino, imputati di favoreggiamento alla mafia per il mancato blitz a mezzo Iuso il 30 ottobre del 95 in un covo dove si sarebbe nascosto Bernardo Provenzano. Ciancimino ricorda e cita il padre Vito. Mio padre mi disse di avere informato i carabinieri che se si voleva catturare Riina si doveva utilizzare Provenzano. Dopo la strage contro il giudice Borsellino, la trattativa, già avviata con i carabinieri delle ROS dopo la strage Falcone, cambiò interlocutori e oggetto. Infatti, l'uccisione di Borsellino convinse mio padre che con Riina non si poteva trattare, quindi riprese i contatti con i carabinieri e l'oggetto della trattativa non fu più l'arresta dei latitanti di mafia, ma l'arresto di Riina, tramite Provenzano. Ecco perché i carabinieri non ipotizzarono nemmeno la cattura di Provenzano, perché sapevano che grazie a lui sarebbero arrivati all'arresto di Riina. In cambio del suo contributo per la cattura di Riina, Provenzano ottenne una sorta di impunità. Mio padre spiegò ai carabinieri che l'unica persona che poteva imprimere una rotta nuova alla strategia di Cosa Nostra e far cessare le stragi era Provenzano, e per questo doveva rimanere libero. Il capitano De Donno consegnò a mio padre delle mappe di Palermo e lui le diede a Provenzano, che poi le restituì. Poi mio padre fu arrestato ed allora sono stato io a consegnare ai carabinieri le mappe con l'indicazione del covo di Riina. La mancata perquisizione del covo di Riina dopo l'arresto fu concordata tra mio padre e Provenzano e fu comunicata ai carabinieri. Era uno dei punti dell'accordo. Dopo il suo arresto a dicembre del 92, mio padre si convinse che i carabinieri l'avevano tradito e che avevano un nuovo interlocutore, probabilmente con l'avallo di Provenzano. Anni dopo, mio padre mi rivelò che secondo lui il nuovo referente istituzionale, sia della mafia che dei soggetti che avevano condotto la trattativa, fosse Marcello Dell'Utri, ed il tutto nell'ambito di una nuova entità politica capace di contrastare l'avanzata della Rete e della Lega, non disperdendo il patrimonio elettorale della DC. Mio padre, in cambio del suo ruolo di intermediario tra Stato e mafia, chiedeva la garanzia della salvezza del proprio patrimonio, già sotto sequestro. Ed ecco perché riteneva essenziale il coinvolgimento nella trattativa di Luciano Violante. Poi ancora, nonostante che la cassaforte in cui tenevo i pizzini di Provenzano e di Le Papello fosse in evidenza nella mia abitazione, i carabinieri venuti nel 2005 a fare una perquisizione dopo avermi notificato un avviso di garanzia non l'aprirono. Io ho suggerito ai carabinieri la presenza della cassaforte, che però non fu toccata. Successivamente, nel maggio del 2006, un agente dei servizi mi riferì che stavano per arrestarmi e mi invitò a portare i documenti all'estero. E così tutto il materiale finì in un istituto bancario svizzero. Solo recentemente ne sono tornato in possesso e l'ho consegnato ai magistrati. Mio padre mi disse che un personaggio avrebbe spinto Totò Riina a proseguire nella strategia delle stragi. Un ignoto suggeritore, il grande architetto. Ed anche Provenzano, in un pizzino scritto a mio padre, fa riferimento alle pressioni subite da Riina. Ancora mio padre mi ha detto, e a lui lo ha detto Provenzano, che Marcello Dell'Utri e Bernardo Provenzano avevano rapporti diretti e Provenzano, come testimoniato da un pizzino, avrebbe parlato a Dell'Utri di un provvedimento di amnistia caldeggiato da mio padre. Nel pizzino Provenzano scrive a Vito Ciancimino: mi è stato detto dal nostro senatore e dal nostro presidente, e secondo Massimo Ciancimino sarebbero Dell'Utri e Cuffaro, che spingeranno la soluzione delle sue sofferenze. Nel pizzino Provenzano si riferisce anche ad un avvocato, che secondo Massimo Ciancimino sarebbe l'avvocato Nino Mormino, poi eletto alla Camera con Forza Italia. Questo ultimo periodo che si sono presentati, che poteva essere risolto.